Posso dirle una cosa? Allora, certo. Adesso bisogna fare cosa fatta capo A. Adesso serve, lo dico a lei e lo dico a chi ci ascolta, che il governo metta mano, perché il precedente governo è caduto e si stava per approvare il decreto Ristori Quintes, che prevedeva per gli impianti, la gestione degli impianti della montagna, si parlava di 400 milioni di euro. Io mi sono fatto carico a nome delle regioni di dire ieri al ministro Garavaglia che servirà mettere mano con un aumento, perché bisognerà anche rifondere coloro che in questi giorni hanno fatto delle spese. Io ieri ho riunito i sindaci dei comuni che hanno dove ci sono gli impianti, no? Localizzati gli impianti. Ho incontrato i suoi colleghi che gestiscono gli impianti. Ora noi ci faremo carico di pretendere dal governo, e sono fiducioso che questo avverrà, che ciò che avete speso vi venga rifondato in tempi brevi. Non solo, quindi... io come regione ho già messo a disposizione 1 milione di euro, ad esempio, per i maestri di sci e i maestri di snowboard, e noi stiamo facendo una legge regionale che darà nel giro di poche settimane 1 milione di euro. Bonaccini, mi perdoni, quindi stiamo parlando di indennizzi, come hanno detto Garavaglia e la Lega? Ah, no, quello l'ha detto tutto il governo, guardi, perché io ieri ho parlato con tutti. Beh, insomma, i primi a dire che ci volevano gli indennizzi perché era una roba vergognosa sono stati loro. Poi tutti insieme avete detto che era successo un fattarello che non si doveva ripetere, però i primi no, sono ma guardi, stati no, no, io questo loro. No, mi dispiace, io questo non lo accetto. Beh, non verità. È il problema di no, no, ma scusi, lei mi ha detto che io sono del PD. Io lo sto dicendo da settimane. Cosa ma cosa c'entra la Lega o il PD? A quegli operatori lì della Lega del PD. Aspetti, a quegli operatori lì della Lega del PD non gliene frega niente. A loro interessa che gli arrivino i ristori. Questo è il punto. Non c'è dubbio. Io le sto chiedendo se stiamo parlando di indennizzi o stiamo parlando, com'è che si chiamavano, secondo governo Conti, erano i ristori. I ristori. Stiamo parlando di ristori o di indennizzi? Perché sono due cose diverse. Non a caso le chiedevo. Allora, stiamo parlando, chiamateli come volete. A casa mia si chiama così. Che se ho avuto una spesa o un mancato incasso, io devo ricevere le risorse per provvedere al mancato incasso e alla spesa che ho avuto. Poi chiamiamoli Perfetto. Come vogliamo. Va benissimo, va benissimo. Voglio sapere da Arditti.